Salve a tutti, io sono Michela Luzzi, docente di sociologia generale e di sociologia dei processi economici e del lavoro presso l'Università Telematica delle Scienze Umane di Roma, Unicusano. Sono l'autrice del libro Aspetti e problemi dei processi comunicativi, libro uscito appunto pubblicato di recente dalla casa editrice La Nuova Cultura, questo appunto è il libro in questione. Il libro è stato pubblicato all'interno della collana Cronotopi, come settimo volume di questa collana, una collana diretta dalla professoressa Maria Leruini. Il libro è strutturato in quattro capitoli. Nel primo capitolo viene fatta un'analisi del processo di comunicazione, vale a dire di tutto ciò che riguarda l'incontro che avviene tra ego ed alter, e che prevede, oltre ad una mera comunicazione di tipo verbale, tutta una serie di elementi non verbali, come ad esempio il contesto, il corpo, gli atteggiamenti, le apparenze, e quindi tutta una serie di elementi che però influenzano tantissimo il processo di scambio comunicativo. Nella seconda parte del volume vengono approfondite le varie tipologie della comunicazione, vale a dire la comunicazione interpersonale, la comunicazione mediale e la comunicazione di massa. Appunto la comunicazione interpersonale o face to face, la comunicazione mediale che avviene sempre necessariamente tramite un mezzo e la comunicazione di massa definita da Thomson come una quasi interazione mediata. Perché? Perché in realtà non c'è una vera e propria interazione, non c'è un vero e proprio scambio, ma è un tipo di comunicazione prevalentemente unidirezionale. Nel terzo capitolo del volume ho esaminato invece l'evoluzione storica dei mezzi di comunicazione di massa, partendo dalla scrittura sulle tavolette di cera fino ad arrivare a Gutenberg e quindi all'invenzione della stampa e poi del telegrafo, del telefono, della radio, della televisione, fino a giungere ai giorni nostri con la grande innovazione tecnologica che ha portato alla nascita del web, con tutte quante le conseguenze che questo ha comportato per la vita un po' di tutti quanti noi, soprattutto del mondo occidentale. Appunto, vediamo che nel quarto capitolo invece viene fatta, ho considerato il passaggio che, o comunque sia le varie differenze che si possono riscontrare tra la comunicazione interpersonale, quindi face to face, nella quale c'è una compresenza sia spaziale che, tempo, che appunto che temporale, e rispetto invece appunto alla comunicazione. Alla comunicazione verbale, alla comunicazione virtuale. Indubbiamente siamo tutti vittime e protagonisti di una rivoluzione, di questa grande rivoluzione che riguarda soprattutto la comunicazione. Ad esempio, gli SMS stessi, Facebook, WhatsApp, i blog, le stesse appunto chat. Stanno profondamente modificando le nostre vite, il nostro modo di relazionarci con gli altri e soprattutto il modo di comunicare. E proprio a questo proposito vorrei porre una domanda anche al lettore che vorrà cimentarsi nella lettura di questo appunto mio ultimo volume, domandando a voi, ma anche appunto a me stessa, in qualche modo, quali saranno gli effetti di questa straordinaria rivoluzione comunicativa. Chiaramente credo personalmente che sia ancora un po' presto per poter effettivamente dare una risposta a questo grande quesito, ma probabilmente il tempo ci aiuterà a capire dove ci porterà questo tipo di rivoluzione. Ora, il libro Aspetti e processi comunicativi, come appunto vi ho detto, è stato edito dalla casa editrice La Nuova Cultura, è già disponibile in tutte le migliori librerie sul circuito nazionale al prezzo di 20 euro e comunque sia disponibile appunto anche sui siti
di distribuzione di libri. E comunque, per chi fosse digitalmente aggiornato, tanto per rimanere in tema a livello di innovazioni tecnologiche, è disponibile anche la versione ebook. Vi auguro una buona lettura appunto di questo volume per chi volesse cimentarsi nella lettura stessa. Grazie.